tra poco. Sul canale 17 di Vano TV, l'informazione locale. Coppia di anziani, ultra ottantenne, rapinata dopo aver effettuato un prelievo al bancomat, sotto shock, finisce in ospedale. Il problema dell'abbandono dei rifiuti ingombranti, tra poco vi spiegheremo come smaltirli correttamente con una semplice telefonata. Dopo il telegiornale, torna in diretta qui su Fano TV, primo cittadino con il sindaco di Fano, Massimo Serri. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera cari telespettatori di Fano TV, ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. La cronaca l'avete sentito poco fa nel sommario, una coppia di anziani, una coppia di coniugi che era appena stata a fare un prelievo in un bancomat è stata rapinata da una persona che è stata arrestata dai carabinieri. Vediamo. Una coppia di ultra ottantenni è stata rapinata da tre uomini, uno dei quali, un tunisino, è stato arrestato dai carabinieri di Fano. Dopo aver effettuato un prelievo bancomat, la coppia entra in auto e subito dopo i banditi, entrati dalle porte posteriori, li hanno afferrati al collo, immobilizzandoli. Con grande prontezza di riflessi, l'uomo ha iniziato a suonare il clacson dell'auto, attirando così l'attenzione dei passanti. I malviventi, vista la malparata, si sono dati alla fuga, non prima però di aver preso la borsetta della donna. L'uomo a quel punto è stato colto da malore e sempre con estrema lucidità ha chiamato il 118 che li ha trasportati in ospedale. I carabinieri, acquisite le videoriprese, hanno riconosciuto uno del terzetto, un tunisino di 38 anni con precedenti per spaccio. Rintracciato nel centro di Fano, è stato portato in carcere. Proseguono le indagini per individuare i complici. Gli agenti del commissariato di Fano hanno arrestato ieri sera intorno alle 19.30 un cittadino moldavo di 40 anni che si aggirava a Ponte Sasso, una frazione di Fano. Sull'uomo pende un provvedimento di cattura internazionale emesso da un tribunale moldavo per violenza nei confronti di una donna e rapimento. Deve scontare 3 anni di carcere, quindi la Corte di Appello di Ancona, in collaborazione con l'Interpol, sta avviando le procedure per l'estradizione. Quasi tutti i giorni vi raccontiamo di furti messi a segno ai danni di esercizi commerciali. Ebbene, in prefettura a Pesaro questa mattina le forze dell'ordine hanno stilato un vademecum molto utile per gli esercenti. Vediamo di che cosa si tratta. È un vero e proprio manuale che, oltre a fornire informazioni e consigli utili, suggerisce all'esercente di un'attività commerciale una serie di comportamenti da tenere, sia sul fronte della prevenzione dei furti, sia in caso se ne sia subito uno. È il vademecum per la sicurezza delle attività commerciali presentato questa mattina in prefettura a Pesaro, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine e della sicurezza e le associazioni di categoria, come espressione finale di un percorso iniziato il 7 di gennaio. Sono una serie di suggerimenti utili per consentire sia di prevenire la commissione del reato che per permettere alle forze di polizia, una volta che purtroppo il reato è stato commesso, di giungere all'individuazione degli autori del reato stesso. Sono suggerimenti pratici, consigli pratici, che però a volte vengono non sempre considerati nella loro giusta valenza e a cui il commerciante può anche non pensare. Beh, vanno dall'allestimento della vetrina, alla dislocazione del bancone, al materiale di cui deve essere costituito il pianale del bancone, alla posizione delle telecamere nel caso della videosorveglianza, alla segnalazione alle forze di polizia, e questo è molto importante, di qualsiasi evento, circostanza, presenza che possa destare sospetto di una prossima perpetrazione di un'azione criminosa. Ecco, chi subisce un reato non ha l'occhio clinico dell'agente di polizia, del tutore dell'ordine. Questo serve anche per, come dire, far sì che si diano informazioni utili. Esatto, è proprio questo, cioè
la professionalità delle forze di polizia a servizio del commerciante, come il commerciante deve essere a servizio delle attività delle forze di polizia. Questo tipo di iniziative, come il manuale odierno, ma questo manuale, voi sapete, trae origine da un protocollo d'intesa stipulato a gennaio con Commercio e Confesercenti, ce ne saranno quindi anche altri in materie diverse, servono proprio a rafforzare anche il rapporto tra i cittadini, in questo caso gli esercizi commerciali, esercenti, attività commerciali, con le forze dell'ordine. Un percorso condiviso, quindi, quello che ha portato a stilare questo documento, che è stato fortemente voluto dagli operatori commerciali e accolto favorevolmente nei suoi contenuti. Si tratta di lavorare insieme per in qualche modo contenere il più possibile il clima dell'illegalità. Io stamattina ho detto anche al prefetto che siamo prossimi alla stagione estiva, quindi questo è uno dei tanti passaggi che dobbiamo fare anche per cercare di contenere quella che sarà con l'inizio della stagione estiva l'incremento dell'abusivismo commerciale, della vendita di prodotti contraffatti. Tutti fenomeni che, se lavoriamo insieme e ci impegniamo insieme, possiamo riuscire a contrastare. Si diceva prima, sarà difficile che aumentino per esempio il numero delle forze dell'ordine. No, sappiamo bene, ci sono limiti finanziari ed economici che li impediranno, ma se tutti noi facciamo qualcosina di più, integriamo al meglio il lavoro delle forze dell'ordine, ci responsabilizziamo e formiamo anche gli operatori commerciali, ma anche i cittadini stessi, penso che possiamo riuscire a fare un passo in più verso un clima sociale più tranquillo. Un nostro telespettatore ci ha segnalato nei giorni scorsi l'abbandono di alcuni rifiuti ingombranti lasciati vicino ai cassonetti della differenziata a ridosso della strada. Un gesto sicuramente poco civile che si ripete nonostante gli appelli a seguire le regole. Con Lino Balestra questa sera vi mostriamo come è semplice attivare la procedura di recupero di questi oggetti di grosse dimensioni con una semplice telefonata. Isole ecologiche scambiate per discariche a cielo aperto. Oggetti di ogni tipo e natura vengono abbandonati da insensibili cittadini. Numerose e frequenti le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione, non ultima quella nella zona di Sant'Orso, dove qualcuno ha pensato bene di disfarsi di un divano. Ma come si fa a smaltire correttamente questi oggetti? L'ASET mette a disposizione, gratuitamente, fino a 2 metri cubi di materiale, un servizio di presa direttamente al domicilio dell'utente. Ma come si fa ad usufruirne? Sbarazzarsi di rifiuti ingombranti e smaltirli in maniera corretta è molto semplice. Adesso vi facciamo vedere come fare. Entriamo nel sito di asetservizi.it e cerchiamo la scritta ritiro domicilio ingombranti. Una volta che si apre questa maschera, la dovete compilare in tutte le sue parti e lasciare un numero di telefono. A questo punto l'ASET vi ricontatterà al numero che avete indicato. L'altra possibilità che avete, sempre in questa maschera, è cliccare su raccolta rifiuti ingombranti. In questa pagina l'ASET vi fornisce tutte le informazioni che avete bisogno di conoscere. In più c'è un numero di telefono al quale voi potete telefonare direttamente e prendere contatti con gli operatori. Il numero è questo. E adesso vediamo come procedere. ASET SPA. Gli operatori sono momentaneamente impegnati. La prenotazione del servizio di raccolta ingombranti a domicilio è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Al termine del messaggio preregistrato si entra in contatto con un operatore. Buongiorno. Buongiorno, salve. E il ritiro di rifiuti ingombranti? Sì. Senta, io avrei un divano vecchio e dei mobili da dover smaltire. Come devo fare? Come funziona? Dove abita? E nella zona della Gimarra. Allora, io le dico il giorno che passiamo in zona, lei mi deve dire quello che ha da buttare via, il nome e cognome, un recapito telefonico, è gratuito fino a 2 metri cubi di volume totale. Dove lo devo mettere? Lo mette davanti a casa, sulla pubblica via, in modo che passando lo possiamo prendere anche se non c'è nessuno.
Come avete visto è molto semplice e soprattutto più ecologico e rispettoso dell'ambiente che lasciare rifiuti ingombranti nei pressi proprio dei cassonetti o delle isole ecologiche. E questa è proprio una delle cose che l'ASET vi chiede di non fare. Non abbandonare rifiuti ingombranti presso i cassonetti o in un altro luogo pubblico. Utilizzate l'apposito servizio di raccolta o conferite direttamente presso il centro di raccolta differenziata. Nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, domani alle 17 verrà presentato il libro Adriana Renelli, Le 27 vite, curato da Paola Fazzi. Parte del ricavato della vendita sarà devoluto all'Assistenza Nazionale Tumori, sezione di Fano. Margherita Campanelli, classe 92, affetta da sindrome di Down, 10 giorni fa si è laureata in scienze dell'educazione e noi siamo andati a incontrarla. Margherita è una ragazza di 21 anni che, come tante, con grandi sacrifici, porta avanti un percorso di studi e di lavoro. Ma lei è una persona speciale. Trisomia 21 è denominata, meglio conosciuta come sindrome di Down. Ora, dopo un percorso riabilitativo parallelamente agli studi universitari denominato Nuvola, durato 2 anni, che le ha dato modo di acquisire conoscenze e competenze, nel mese di novembre le ha dato un'opportunità di lavoro presso l'asilo nido comunale gestito dalla cooperativa Labirinto, il Grillo a Fano. E noi l'abbiamo incontrata. Margherita, allora ti sei laureata da poco, su che cos'è la tua tesi? La mia tesi è Scienze dell'Educazione, il corso che ho fatto, e la mia tesi si intitola Il ruolo dell'educatore nel processo di inclusione. Ecco, quindi tu già lavori però in una struttura, insomma, per l'infanzia. Sì, e lavoro presso il Grillo come educatrice all'infanzia e il mio ruolo è quello di affiancare l'educatrice e soprattutto ai bambini, quindi nella giornata quotidiana da accompagnarli in bagno e da osservare quando loro giocano, anche nel momento del pranzo cerchiamo anche di leggere nei momenti in cui i bambini hanno bisogno. È stata dura lavorare e prendere la laurea? No, in parallelo ho studiato e insieme ho fatto formazione per 2 anni, sono stata contenta perché ho cercato di fare tutto il mio meglio, la passione sia per lo studio e anche perché sono proprio contenta anche di affiancare sia le colleghe e maggiormente ai bambini proprio nelle attività a loro dedicate. Questo sarà il tuo lavoro futuro, insomma? Sì, perché era il sogno di tutta la mia vita, era il sogno che ho potuto realizzare in modo concretamente sia con le colleghe, anche con me stessa, perché ho cercato il modo migliore per fare tutto il possibile sia per i bambini e anche per le educatrici. La formazione è lo strumento che permette assunzioni riconducibili a ciò che si è capaci e preparati a fronte di ciò che si ha. Questo è guardare oltre. Brava Margherita. Il sindaco Massimo Seri e l'assessore allo sport Caterina Del Bianco hanno ricevuto questa mattina in municipio la squadra dell'Aurora Fano di ginnastica ritmica che ha conquistato la promozione in Serie A2. Le 5 atlete, Sofia Agostini, Sofia Bevilacqua, Allegra Camilloni, Sofia Gambini e Giulia Zandri, erano accompagnate dal responsabile Paola Porfiri e dalle allenatrici Nani Londarizze, Letizia Rossi e Laura Zacchilli. Alle giovanissime atlete il sindaco di Fano ha rivolto e fatto i complimenti a nome di tutta la città. Tra poco qui su questo canale c'è Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri. Come vedete il cartello indica i numeri di telefono ai quali poter chiamare per mettersi in contatto con il sindaco oppure l'email redazione@occhiolanotizia.it.
Tra poco le previsioni del tempo, poi, come già annunciato, primo cittadino. Grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.